Ciao ragazze, oggi andremo a fare due acconciature con una fascetta floreale, la prima più elegante e la seconda invece più casual. Iniziamo subito! Andiamo a posizionare la nostra fascetta floreale sulla testa, dopodiché lasciamo da parte la ciocchettina davanti e prendiamo una bella ciocca abbastanza grossa dietro. Questa ciocca la andiamo a far passare attorno all'elastico, quindi la teniamo e la facciamo passare attorno. Ingrandiamo un po', quindi allarghiamo. Di qua stessa cosa, quindi lasciamo una ciocchettina davanti, prendiamo una ciocca più cicciottella dietro e entriamo. Se di là abbiamo fatto tre giri, facciamone tre anche di qua. Diventa una cosa più bella simmetrica. Ecco, come avete visto, è davvero semplicissima da fare, però risulta molto molto elegante e secondo me è perfetta anche se siete invitate a una cerimonia, ad esempio un matrimonio, un battesimo, una cresima. È molto carina e perfetta se avete un evento di questo tipo in primavera. Poi la cosa bella di questa acconciatura è che in un minuto possiamo trasformarla in un'acconciatura molto più sportiva e portabile, ad esempio anche per un pomeriggio, un concerto, un festival, e basta praticamente dividere i capelli e fare due trecce. E ve lo faccio vedere subito. Vado a incorporare anche le bande, quelle diciamo frontali, e vado a fare semplicemente due trecce classiche, quindi divido in tre parti e vado a intrecciare. Stessa cosa di qua. Andiamo un pochino ad allargare le trecce, tirando un po' gli anellini. Vedete che differenza? Ecco, è importante, soprattutto se si fanno delle acconciature per una cerimonia o comunque delle trecce, che i capelli non appaiano secchi o crespi, e in generale insomma poi sono più belli, e io infatti una volta a settimana applico o la maschera intensiva ristrutturante oppure le ampolle rigenero un minuto, proprio per andare a idratare i capelli in profondità. Ecco, spero che questi due metodi per usare la fascetta floreale vi siano piaciuti. Mi raccomando, se provate a rifare queste acconciature, taggatemi anche su Instagram e fatemi sapere nei commenti quale versione vi è piaciuta di più, se quella è più elegante o questa è più casual. Vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!